Un vero e proprio notiziario cross-mediale informativo, strutturato in rubriche tematiche e a cadenza mensile, che accenderà un riflettore sui percorsi di conoscenza, sviluppo, semplificazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione. È nata Scuola Umbra TV, una produzione digitale ideata e realizzata dalla Scuola Umbra di Amministrazione Pubblica, ente di formazione e aggiornamento della Regione Umbria e unica realtà formativa nazionale a essere interamente in-house. Obiettivo: connettere la pubblica amministrazione con i cittadini attraverso la valorizzazione del lavoro del personale e dell'EPA. Uno dei difetti della pubblica amministrazione è quello che si avverte maggiormente nella popolazione, nei cittadini, che non dimentichiamo sono gli utenti finali delle attività della pubblica amministrazione, è la scarsità o comunque la mancanza di comunicazione oppure la non conoscenza effettiva e reale della burocrazia amministrativa. Per questo abbiamo deciso di essere più vicino ai cittadini e di dare un contributo informativo, ma anche formativo, sulla comunicazione formativa e sulla comunicazione delle buone prassi che si stanno mettendo in campo per migliorare la macchina burocratica nel suo complesso. Novità legislative, interviste e approfondimenti con esperti, focus tematici su argomenti che riguardano da vicino la vita dei cittadini, buone prassi e progetti innovativi, oltre a spazi divulgativi per raccontare numeri, concetti e procedure proprie della pubblica amministrazione. Questo è il progetto di Scuola Umbra TV. La volontà è quella di informare la pubblica amministrazione e di conseguenza i cittadini, ma anche quella di reperire e ricevere i fabbisogni formativi di cui gli stessi necessitano per il miglioramento della burocrazia amministrativa. Il progetto di Scuola Umbra TV si inquadra in un percorso di innovazione che coglie le sfide del digitale, nutrendosi delle energie e dell'entusiasmo di professionisti esperti, oltre che della creatività di giovani tecnici e grafici. Tutto questo in un contesto di alta qualità della formazione. Metodologia e qualità insieme hanno consentito in un anno di passare da circa 6-8 mila ore di formazione alle attuali 33-35 mila, e abbiamo corsisti, e questo per la nostra piccola regione, per la nostra scuola, è un vanto e anche una responsabilità. Abbiamo corsisti che vanno dalla Lombardia alla Sicilia, e questo ci impone ulteriore responsabilità nello stabilire i contenuti, nello scegliere i docenti e nel portare avanti attività formative anche innovative.